oggi gli impiegati della Rinascente si riuniscono perché è stata annunciata la chiusura per il 31 a causa del mancato accordo sul rinnovo del canone d'affitto. Cosa chiedete voi alle istituzioni in questo giorno di protesta, in questo giorno per voi difficile? Noi in questo momento siamo in una situazione drastica, drammatica. Ci sono 150 lavoratori a rischio che perdono il posto di lavoro. Quindi in questo momento chiediamo a tutti, alle istituzioni, a tutti di intervenire a nostro favore, perché non ci possiamo permettere in una città come Palermo di arrivare in questo punto. Non è possibile! Non è possibile, basta! Palermo non si merita questo, i lavoratori non si meritano questo! Ci sono delle famiglie qua dietro! Come si fa? Noi abbiamo acceso i mutui, abbiamo impegnato i nostri stipendi e non sapremo se riusciremo a fare. Ce l'aveva garantito l'azienda, che avevano rinegoziato l'affitto, l'ha per 6 anni più 6, e noi abbiamo brindato, ci siamo accesi i mutui, abbiamo preso i nostri impegni e quindi ora non sapremo più come fare. Ce ne andremo in mezzo alla strada e vedremo, oltre a tutti i posti di lavoro che ci sono in questo momento e che ci potevano essere anche per i nostri figli, per il nostro proseguo, e che non ci saranno più. Hanno rovinato una città. La responsabilità non lo sappiamo di chi è, perché non è lecito darcela la verità. Non è lecito darcela la verità. Verità! Verità! Azione verità! 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 Noi già abbiamo coinvolto le istituzioni, il sindaco si è interessato assieme agli assessori, ha già chiesto l'incontro al ministero affinché vengano fuori effettivamente le posizioni. Allo stato attuale noi non comprendiamo quali sono le reali posizioni. Rinascente ci dice che Fabbrica Immobiliare non vuole rinegoziare l'affitto e hanno già comunicato ai lavoratori che a ottobre chiuderanno. Noi riteniamo che la verità a questo punto non sappiamo più da quale parte stia. Per noi comunque l'obiettivo è soltanto uno, tutelare i lavoratori. I lavoratori da qui non andranno via, quindi se c'è qualcuno che sta bluffando deve sapere che noi non prenderemo la vita facile. Stiamo facendo tutte le nostre indagini, stiamo vigilando affinché comunque venga fuori la verità. In ogni caso questo immobile senza la licenza di Rinascente non ha alcun valore, quindi chiunque voglia subentrare deve tenere conto che qua ci sono i lavoratori, da qui i lavoratori non se ne vanno. Invece alla deputazione politica chiediamo, nell'interesse della città, che rimanga Rinascente, perché Rinascente per via Roma rappresenta un volano importantissimo per tutti i negozianti di via Roma, ha valorizzato questa strada e non credo che nessun'altra azienda, con tutto il rispetto, possa dare a via Roma lo stesso valore che dà comunque la Rinascente. Se muore qui la Rinascente, se va via muore definitivamente anche la via Roma. Da un lato bisogna agire a livello ministeriale, bisogna spingere perché la Rinascente non se ne vada. Dall'altro io chiedo all'amministrazione Orlando, che ha rimesso la ZTL e che non fa partire l'articolo 5 che permetterebbe di avere delle strutture più grandi in via Roma, perché non cambia passo, perché questa via Roma già è stata colpita duramente, era stata colpita prima, colpita duramente dal Covid, colpita duramente anche da una ZTL che non ha senso. Quindi da un lato l'attivazione dei canali ministeriali, dall'altro l'amministrazione comunale deve cambiare registro per aiutare tutto quello che c'è attorno.